Grazie, grazie ancora di avere la pazienza di sopportare le nostre chiacchierate. Oggi ci dedichiamo a un senso molto speciale che spesso consideriamo un po' poco nella nostra vita, invece ha tantissime, tantissime implicazioni e ci fa apprezzare tante cose. Ci occupiamo infatti del senso del tatto, del toccare le cose, che alla fine è quello che fanno anche i bambini quando vogliono veramente conoscere un oggetto. E noi tocchiamo tantissime cose durante la nostra giornata, quindi attenzione all'igiene delle mani perché è sempre importante tenerle pulite. E è chiaro che il tatto fin da Aristotele, vi ho messo questa illustrazione di Aristotele, è significativa perché Aristotele cercava di capire per quale motivo l'uomo fosse un animale superiore rispetto agli altri animali. Aveva questo problema. E uno dei problemi che incontrava era quello che dal punto di vista dei sensi molti animali sono in realtà più bravi dell'uomo. Ci sono animali che vedono meglio, che sentono meglio, che fiutano meglio. Nel tatto però noi ce la caviamo molto bene. In realtà poi vedremo, ci sono animali che fanno meglio di noi anche in questo, ma per Aristotele, che non lo sapeva, diceva allora forse nel toccare, ecco che nel toccare l'uomo raggiunge, ha quella sua finestra sulla conoscenza del mondo che lo rende speciale. E io non so se sia stato per questo che Raffaello l'ha ritratto con la mano nella scuola di Atene, viene spesso messo così in contrapposizione a Platone che punta al mondo delle idee, mentre Aristotele dice no, è la terra, è la natura, è il nostro mondo che è importante, però lo fa con la mano, cosa che lui pensava fosse infatti una caratteristica che rendeva l'uomo speciale, lo rendeva superiore. In realtà il tatto poi è il primo senso che si sviluppa nell'uomo. All'ottava settimana, quando noi siamo 1,5 centimetri di lunghezza, iniziamo ad avere i primi recettori per il tatto. Quindi anche il nostro mondo, il nostro viaggio in questo mondo inizia toccandolo. Dobbiamo sentire cosa c'è intorno a noi. Poi pian piano, nel corso dello sviluppo, tutta la cute, tutta la pelle diventa sensibile, ma inizia veramente molto presto. E poi è un senso che parla al nostro profondo. Ci sono alcune frasi di Lolita che sono molto, molto suscettibili in questo senso, per cui il protagonista dice che quando Lolita lo sfiorava, anche accidentalmente, questo semplice tocco in lui scatenava una serie di emozioni e di impulsi che soltanto il tocco poteva generare. Ed è anche curioso, Nagumov dice appunto che è il senso che tutti i giorni bistrattiamo finché non ci accorgiamo che non possiamo farne a meno. E se pensassimo di abbandonare un senso, potremmo dire, ma tutto sommato vivere senza vista è complicato, l'udito è importante, il tatto potrei anche far finta di non averne bisogno. In realtà poi quando non ce l'abbiamo è anche difficile metterci nell'ordine di idee di non avere il tatto, di non sentire le cose intorno a noi. Ma intanto partiamo da dove si trova il tatto. Il tatto è l'organo del tatto, è la pelle, la cute, che è uno degli organi più pesanti del corpo e più grandi del corpo, occupa una grandissima superficie, e ci viene da, ovviamente, prima di noi, dai rettili, da animali precedenti, ma nel nostro caso noi evolviamo dagli scimpanzé. Qui, infatti abbiamo all'inizio della nostra storia umana, abbiamo ancora la cute bianca, dopo si inscurisce, diventiamo neri, e poi prendiamo diverse colorazioni a seconda di dove ci dirigiamo geograficamente, dove sono le nostre migrazioni. E infatti vedete, gli scimpanzé sono di pelle bianca, sono di pelle bianca perché vivendo nella foresta e avendo il pelo non hanno problemi di protezione dal sole, cosa che invece succederà all'uomo. Ma vediamo che anche le scimmie, in realtà la pelle di diverse scimmie ha diverse colorazioni, sul gorilla per esempio che è nero. E il problema dell'uomo nasce quando esce dalla foresta, entra nella savana. E quindi il motivo per cui noi in realtà da bianchi siamo diventati neri non è chiarissimo dal punto di vista evolutivo. Si pensa sia a causa del melanoma. Era una teoria un po' vecchiotta che si riteneva superata, perché si diceva che il melanoma, quando colpisce comunque in un'età abbastanza avanzata, intorno ai 40 anni nel mondo occidentale. Quindi dopo che uno ha già avuto figli, per cui il suo patrimonio genetico ormai è passato, non importa aver avuto un melanoma a questo punto. Ma uno studio recente ha guardato che per esempio nelle popolazioni albine africane,
quindi che nascono senza melanina, che sono molto più frequenti in questa regione, il melanoma può colpire anche a 20 anni e quindi è possibile che pian piano si sia evoluta questa protezione cutanea per impedirci appunto di ammalarci in questo caso. E la cute è anche il nostro, la pelle è anche il nostro organo che delimita il nostro spazio. Noi siamo delimitati nel mondo dalla nostra cute, ma il cervello proietta il nostro spazio personale un po' più avanti. A noi tutto sommato non piace che la gente ci venga vicino, troppo vicino, e in alcune parti del corpo siamo anche più sensibili che in altre a questa vicinanza. Viviamo fra l'altro in un mondo, qualcuno l'ha definito touchless, in cui toccare le persone è percepito come un'azione, insomma, da fare con cautela, nel giusto momento, nel giusto modo, può essere fraintesa. E ci sono tanti studi di psicologia interessanti in cui per esempio si è visto i fidanzati quante volte si toccano sulle braccia socialmente in diversi posti del mondo. Allora si va da nazioni dove le persone si toccano molto, non so, a Porto Rico per esempio si toccavano tantissimo, circa 150 volte all'ora c'era un tocco, fino a Londra dove era zero. E quindi, per cui se scegliete la vostra meta di luna di miele, pensate bene dove andare. E lo spazio personale però cambia, dicevo, in funzione di dove consideriamo. Abbiamo uno spazio personale della testa, abbiamo uno spazio personale del corpo, abbiamo uno spazio personale della mano, e così come ce l'hanno le scimmie, quello del viso è diviso a sua volta in sottospazi, l'occhio ha uno spazio molto piccolo, così come la bocca, per esempio. E nell'uomo è interessante che il nostro spazio personale della testa è orientato verso l'alto, è una specie di casco, e noi siamo molto attenti a quello che c'è qui, per qualche motivo. Non è chiaro l'idea, avanzate due ipotesi. La prima è che noi siamo attenti a quello che può venire dall'alto, per qualche motivo, anche se non è chiaro che cosa possa avvenire. La seconda è che quando noi eravamo quadrupedi, la nostra testa non era allineata con la colonna vertebrale, ma era piegata, così, come gatti, come cani. E quindi questo avrebbe senso in questo caso. Se noi pensassimo di essere un quadrupede con la schiena qui, questo allora potrebbe essere un residuato evolutivo. Noi abbiamo però anche acquisito la capacità di spostarlo. Per cui quando ci sdraiamo, per esempio, ci colochiamo su un lato o siamo dritti, il nostro casco di sensibilità personale intorno alla testa si adatta alla nostra nuova posizione. Quindi siamo molto sensibili a quello che ci viene vicino, non lasciamo di solito le persone toccarci il viso o avvicinarsi troppo appunto alla nostra testa. Il senso del tatto poi però cos'è, infatti? È tanti sensi insieme, è sbagliato dire esiste il tatto. La cute in realtà ospita tantissime sensibilità diverse che vengono poi messe insieme stavolta veramente come uno strumento che suoni tante note dal cervello, ma abbiamo tantissimi strumenti che possiamo suonare. Hanno tutti i nomi di scienziati dell'Ottocento perché furono scoperti in questa fase: i dischi di Meissner, i corpuscoli di Merkel, i corpuscoli di Ruffini, i corpuscoli di Pacini. Sono distribuiti in distanze diverse all'interno della cute. Qualcuno è più vicino alla superficie, qualcuno è più lontano, qualcuno è grande, qualcuno è piccolo. E ciascuno di questi suona la sua sinfonia, ciascuno di questi ci dà una particolare sottospecie, sottoclassificazione del tatto, qualcuno il tatto sottile e gentile, qualcuno la pressione, qualcuno le vibrazioni, e tutti insieme contribuiscono poi a fare il tatto. Questo per esempio, giusto per farvi vedere, è un corpuscolo di Pacini che serve a sentire la pressione forte, quando schiacciamo qualcosa, per esempio se apriamo una maniglia, se veniamo spinti o schiacciati, la deformazione della cute riesce ad attivarlo, e questa è una specie di cipolla che gli ruota intorno e quindi fa in modo che le vibrazioni possano essere percepite da questa singola fibra nervosa che si trova in mezzo, ecco, vedete, in questo senso, e quindi può risentire delle vibrazioni della cute. Abbiamo anche altri organi del tatto sulla cute, che sono per esempio i nostri peli. E noi pensiamo di essere una specie glabra, in gran parte è vero, ma non siamo assolutamente glabri. Le uniche parti veramente glabri del nostro corpo sono le mani, le labbra, il naso e alcune parti dei genitali. E per il resto abbiamo quello che si chiama vello, quel
peluria leggera che può ricoprire parti del corpo. E se, per esempio, venite accarezzati in una direzione o nell'altra, lo sforzo, il fatto che questa carezza piegherà i peli cutanei verrà percepita molto chiaramente e molto distintamente da dei recettori che ci diranno che qualcosa ci ha toccato. Per certi aspetti i peli cutanei sono una piccola proiezione del tatto all'esterno. Stiamo misurando qualcosa che non potrebbe non toccare neanche la cute, potrebbe sfiorarci. E quindi aumentiamo la nostra distanza. Ma ecco che se le suoniamo tutte insieme, tutti i nostri recettori della cute, otteniamo diverse composizioni del tatto. Il nostro tatto più preciso è dato dalle cellule di Merkel, che sono in grado di discriminare le cose più raffinate. Se ci mettiamo la mano in tasca, per esempio, cerchiamo le chiavi o una moneta da 50 centesimi, la riusciamo a trovare semplicemente toccando, perché questo particolare recettore è estremamente sensibile a quello che stiamo misurando, e vedremo che avrà poi in effetti altri usi questo recettore. Oggi si sta allargando la fibra di applicazione che noi usiamo su questi sensi, e quando poi fra l'altro dobbiamo fare questo tipo di discriminazione precisa, sentire che qui c'è un puntino e lì non c'è il bordo di una moneta da un euro, per esempio, ecco che il cervello usa un trucco circuitale molto efficace, che consente di amplificare il rumore. Questo è, l'ho disegnato in maniera grossolana, il circuito che il cervello usa. Non voglio scendere nei dettagli perché sarebbe molto tecnico, ma quello che succede è che dove lo stimolo cade sulla nostra cute attiva un neurone, e questo neurone è in grado di spegnere i neuroni vicini. In questo modo è come se dicesse: ci sono solo io, guardatemi bene, dice al cervello, io non confondermi con i miei vicini, sono stato io che sono stato toccato in questo modo. E questo ci consente di essere molto più precisi nel discriminare il mondo. E più saliamo, fra l'altro, più interessiamo la corteccia, più il modo in cui noi percepiamo stimoli sulla cute cambia e diventa complessa. Ci sono neuroni corticali che sono attivi soltanto quando veniamo sfregati in una direzione, e sono attivi soltanto quando questo stimolo se ne va, per esempio, o quando questo stimolo compare. Quindi riusciamo ad avere una composizione, si dice, di campi recettivi molto variabile, molto grande, molto complessa, che deve in effetti giustificare la grandissima varietà di cose e di modalità con cui possiamo toccare. E questo si riflette in un dato molto curioso. Quanto siamo sensibili sulla nostra pelle, in effetti? Beh, io lo dico spesso ai miei studenti, a loro sono sempre un po' sorpresi. Noi possiamo misurare quanto siamo sensibili, quanto siamo in grado di discriminare bene sulla nostra pelle. Possiamo usare uno strumento come questo. Potete farlo a casa e torturare il vostro partner se volete. Come per esempio un compasso. Esistono anche strumenti dedicati, diciamo, di destinazione neurologica, ma anche un calibro può andare bene. Scegliete una distanza, pungete la persona che volete torturare e chiedetele se ha sentito una o due punture. Possibilmente potete anche bendarla per essere sicuri che lei non guardi, ma magari posso girare oppure sulla schiena. Beh, magari supponiamo che partiate da alcuni centimetri e dice: hai sentito uno o due punture? Dice due. Allora accorciate un po' questa distanza. Ancora, sentito due, uno, due, poi accorciate ancora, a un certo punto dirà una, dirà ho sentito una sola puntura, anche se sono due. Quella distanza è la nostra capacità di discriminare, la nostra acuità tattile, e come vi dicevo cambia drasticamente a seconda di dove la misuriamo. La nostra schiena, per esempio, è incapace di discriminare stimoli che siano più vicini di 4 centimetri fra di loro, tanto. 4-5 centimetri, vuol dire che in quel mondo noi siamo molto poco sensibili, abbiamo poca acuità, in realtà, per dare sensibilità sarebbe sbagliato, così come non so, nel polpaccio, nella coscia, viceversa ovviamente le punte delle dita hanno una grande capacità di discriminazione, perché lì abbiamo tanti recettori. Quello che differenzia questa sensibilità attraverso il corpo umano è la quantità di recettori che si ripercuote su come è fatta la nostra corteccia. Tutte queste informazioni tattili alla fine arrivano alla nostra corteccia cerebrale. E se noi stimoliamo
un pezzettino della corteccia cerebrale, nel soggetto evochiamo una sensazione tattile in un preciso posto del corpo. Fu scoperto per caso a Montreal, in neurochirurgia, il chirurgo per asportare un pezzo di cervello stimolò un pezzo di corteccia, veniva asportato un pezzo di cervello perché il paziente era epilettico e quindi non c'era un'epilessia incurabile, e in questi casi si toglie il punto dove l'epilessia nasce, solo che per togliere il meno possibile ovviamente si cerca di mappare, si dice di vedere cosa fa quella regione del cervello. Lui toccando scoprì che diceva: ma io ho sentito che qualcuno mi ha toccato le mani, il braccio. Allora fece una mappa, mise delle bandierine proprio su questo cervello, e dopodiché, quando la mappa fu finita, decisero di ricostruire la figura umana che era nata, ed era nata una figura molto deforme rispetto a come ci vediamo noi, con le mani molto grandi, con la bocca e la testa molto grande, anche la lingua. E ne scoprirono due: esiste una figura di questo tipo che viene chiamato homunculus, che controlla il nostro movimento e che è fatta più o meno così, in tre dimensioni, vedete, con le mani che dominano, e un homunculus sensoriale, cioè un homunculus che ci dice come il nostro cervello in realtà ci vede. Questi siamo effettivamente noi per il nostro cervello. La nostra immagine visiva, tutto sommato, è una distorsione dell'immagine proprio oggettiva, tattile, potremmo dire. Ci serve per non andare a sbattere contro le cose, nel senso che le nostre mani non sono così grandi, sono piccole, la nostra testa non è di queste dimensioni. Ma noi siamo così dentro il nostro cervello. E in realtà, e qui devo avvertirvi, c'è un'immagine un po' forte, diciamo, evitata ai minori. In realtà per molto tempo qualcuno ha notato qualcosa un po' sottorappresentato in questo tipo di figure. Dice: ma in realtà non solo il viso e le mani sono molto sensibili, anche gli organi genitali sono molto sensibili. E in effetti c'è stata un po', diciamo, una censura, ma per molto tempo questo non è comparso sui libri, finché a una rimappatura successiva ecco com'è effettivamente l'homunculus nella sua integrale nudità, diciamo. La bellezza dell'homunculus è anche nel fatto che può, non è una caratteristica fissa del cervello, può cambiare. Se un paziente, per esempio, perde un braccio, ecco che è possibile che le regioni vicine, per esempio il viso in questo caso, diventino più sensibili, perché conquistano, diciamo così, quei neuroni che non vengono più usati perché il braccio se n'è andato. Così come per esempio i violinisti hanno una parte della mano più estesa rispetto ad altre persone, ma hanno anche la mano sinistra più estesa della destra, perché con la sinistra suonano le corde, con la destra si limitano a suonare. O gli arcieri hanno la mano che tiene l'arco più piccola rispetto a quella che tende l'arco. Non si sa se questo sia la conseguenza o la causa della loro professione. Può darsi che diventi un bravo violinista chi ha una rappresentazione corticale più grande della mano, e che quindi sia la causa. Potrebbe però essere anche la conseguenza invece dell'allenamento che abbiamo fatto con la mano. Questo è stato poi sfruttato ovviamente per creare per esempio un nuovo alfabeto. Quei corpuscoli di Magel che vi dicevo all'inizio sono quelli che consentono alle persone non vedenti di leggere l'alfabeto Braille, che ha una storia interessantissima, perché Braille fu un bambino prodigio, perse gli occhi in un incidente di fagnellameria, fondamentalmente, di pelletteria in realtà, e quando era molto giovane, aveva 5 anni. Era un bambino molto intelligente, fu mandato in una delle prime scuole per ciechi a Parigi, imparò tante cose, diciamo così, ma era un po' ossessionato dall'idea di riuscire a trovare un modo per leggere e per scrivere che fosse efficace. Ai tempi si usava una sorta di scrittura in rilievo, in cui le lettere erano effettivamente scritte in rilievo grandi, quindi bisognava seguirle con la mano, e questo ovviamente richiedeva tanto spazio per le lettere, quindi era difficile stampare un libro, penso ne esistessero due o tre stampati ai tempi per non vedenti, e richiedeva molto tempo. E lui, insomma, ragionava su questo quando gli venne a conoscenza in realtà di un fatto che lo illuminò su cosa fare. E come sempre a volte questi fatti vengono da storie che non c'entrano niente. Siamo nell'esercito francese e esiste un problema, ossia comunicare senza farsi scoprire dal nemico che magari è nella trincea di fronte o che può vederci se di notte accendiamo una luce per leggere un biglietto. E
Quindi un tenente francese inventò un codice, una specie di codice Morse tattile, quindi potevano mandarsi dei biglietti lungo le linee di comando senza e leggerle senza farsi vedere che le leggevano. Anche questo non era particolarmente efficace perché erano appunto punti e linee, quindi era piuttosto lento e macchinoso da leggere, ma era più, molto più efficace delle grandi lettere stampate. Su questo Braille capì qual era la proiezione e quindi inventò questo sistema, poi anche gli strumenti per scriverlo, e riuscì in effetti poi a far diffondere, lui morì prima che in realtà l'alfabeto si diffuse nel mondo, ma da lì poi il vantaggio di usarlo, che è molto veloce rispetto agli altri sistemi, un lettore esperto può arrivare a leggere fino a 200 parole al minuto, quindi è molto rapido rispetto alle altre attività. E viene quindi oggi usato sui farmaci, per esempio su come prendere le medicine, sopra c'è di solito la scritta in Braille del valore. Ora ovviamente non è solo il tatto che vi dicevo a sede nella nostra cute, ma sede anche un altro particolare branca del tatto che si chiama propriocezione, cioè quella capacità che noi abbiamo di capire dov'è e com'è il nostro corpo anche se non siamo bendati. Questa è una famosa scena di un film in cui questa attrice, a fini puramente commerciali, viene bendata e deve imparare una serie di mosse per non toccare questi raggi laser che avrebbero fatto scattare l'allarme. Lei cerca di rubare ovviamente un prezioso manufatto da un museo e non potendo usare la vista per correggere la posizione del corpo, ecco che si può affidare solo al tatto e a questa particolare modalità del tatto che si chiama propriocezione, che è in grado di dire al cervello, per esempio, l'angolo che le articolazioni hanno in quel momento, il polso rispetto alla mano, l'avambraccio rispetto al braccio, la gamba rispetto alla coscia. Non è così efficace, cioè questo esercizio è particolarmente difficile e immagino che probabilmente con l'allenamento venga fatto, ma la nostra efficacia di percepire il mondo nella nostra posizione, scusate, soltanto con la propriocezione è così, diciamo, senza vista facciamo un po' più fatica, però questa capacità ovviamente esiste e i recettori che fanno questa cosa si trovano nelle articolazioni in gran parte, che sono simili anche se meno studiati e meno compresi rispetto a quelli che abbiamo nella cute, sono associati a dei recettori particolari anche che vedremo tra poco, in realtà sono quelli del dolore delle articolazioni. Poi nella cute ci sono delle sensazioni particolari, ci sono delle modalità del tatto che non sono semplicemente quella di esplorare, di sentire la pressione, ma per esempio la nostra cute può essere stimolata in un modo che ci fa ridere, ci genera una situazione particolare che è quella del solletico, una condizione difficile da studiare, fra l'altro il solletico ha delle proprietà interessanti, per esempio non potete autosolleticarvi, nessuno è in grado di farsi solletico da solo, in qualche modo il cervello, se sa che viene solleticato, dice vabbè, non mi interessa, ma invece gli altri si solleticano. E il solletico è a sua volta composto da diverse componenti. La cnismesi, per esempio, è la sensazione, che forse qualcuno di voi sente vedendo questa mano, del leggero tatto che ci tocca la superficie della cute e che ci può dare una sensazione di fastidio più che di riso. Mentre la classico solletico si chiama gargalesi e attiva dei circuiti diversi. Ora, il solletico ha una sua via nervosa specifica che segue quella tattile per arrivare in corteccia, ma non è ancora chiaro come evochi o come stimoli il cervello a generare questa reazione di risata che per certi aspetti è benefica per l'organismo. Per esempio i bambini che vengono solleticati dormono più profondamente, vengono solleticati prima di andare a dormire, non immediatamente prima, ma diciamo nell'ora prima, dopo hanno un sonno più stabile, piccolo trucco che viene a volte suggerito ai genitori dei bambini che non dormono tanto. Un'altra modalità interessante è il prurito, per esempio. Il prurito che, mentre il solletico è un evento tutto sommato, diciamo, giocoso, piacevole, che possiamo incontrare, il prurito può diventare un problema, in realtà. Tanto è vero che il prurito diventa un problema perché ha una sua via specifica di sensibilità, con dei recettori specifici. Allora, qui abbiamo un pezzo di cute, un esempio, e tre vie di sensibilità. Due
che parlano di prurito, la viola e la blu, e una che parla di dolore, quella rossa. Cosa succede quando a me viene prurito, quando mi punge una zanzara? Beh, questa via, la via del dolore, viene attivata, diventa sensibile a questo insulto chimico, che noi percepiremo poi come prurito sulla corteccia, e se ci grattiamo, o anche se ci facciamo male, attiviamo invece una via che è antiprurito. Quindi uno ha un prurito passabile, può darsi una martellata dove gli fa male, poi insomma, dove è il prurito, vedere se è meglio o peggio prima, deve valutare. La cosa, questo è il motivo per cui ci grattiamo in realtà, per attivare queste vie che sono vie del dolore. La cosa che può capitare, però che può diventare patologica, è quella che la via del prurito in qualche modo si sensibilizzi, si supersensibilizzi. A questo punto il prurito diventi un problema che non, indipendente dalla stimolazione originaria della cute. E ci sono alcune condizioni patologiche che causano questo tipo di sensazione che sono molto gravi e rovinano la qualità della vita delle persone che l'hanno, anche il prurito è una sensazione estremamente fastidiosa. In questo caso la via che noi usavamo per grattarci o eventualmente il dolore viene in qualche modo bloccata e amplificata soltanto la via del dolore. Un'altra modalità sensoriale che la nostra cute è in grado di darci è quella del calore, invece. Il calore è una sensazione cutanea che è diversa dal tatto, pur vivendo diciamo in stretta prossimità, nello stesso condominio. E la cosa interessante all'inizio, subito da dire, sulla sensibilità termica, è che in realtà ne abbiamo due, anche in questo caso. Vedete come nel tatto sembra di non arrivare mai alla fine, c'è sempre un senso che si sdoppia, sempre una submodalità sensoriale. Noi abbiamo una modalità, una sensibilità per il freddo e una per il caldo. Non abbiamo un senso che dice che quanti gradi ci sono fuori. Abbiamo qualcosa che ci dice se c'è freddo e qualcosa che ci dice se c'è caldo. E questi possono attivarsi anche in maniera un po' strana. E si è scoperto solo recentemente quali sono i recettori del freddo e del caldo. Sono una grande famiglia di canali, adesso non voglio annoiarvi con i dettagli biochimici, ma la cosa interessante è che anche in questo caso abbiamo una tastiera da suonare. Ciascuno di questi recettori del freddo e del caldo ha una temperatura di riferimento a cui si attiva. Quindi quando noi abbiamo caldo o freddo, in realtà abbiamo la risposta di tutti questi insieme, ciascuno dei quali dice la sua. Magari c'è caldo, il recettore del freddo parlerà sottovoce, ma parlerà. E tutti insieme ci danno la nostra sensazione di benessere termico, più o meno piacevole. Alcuni sono piuttosto famosi, perlomeno per il tipo di molecole con cui interagiscono. Questo recettore si chiama TRPV1 e viene attivato dal peperoncino, dalla capsaicina. Quindi perché quando mangiamo il peperoncino sentiamo caldo? Perché? Non perché sia aumentata la temperatura dell'ambiente o perché il global warming stia accelerando tantissimo, ma perché la capsaicina va a colpire direttamente questi recettori, quindi ci fa sentire caldo. Stessa cosa per il TRPM8, si chiama, che è attivato dal mentolo, ed è un recettore del freddo. Gli uomini che usano la schiuma da barba al mentolo sentiranno una bella sensazione di freschezza dopo. No? Non perché improvvisamente si sia raffreddato il viso, ma perché questo recettore si è attivato e sta dicendo c'è freddo, l'abbiamo ingannato in qualche modo. Oggi diverse case farmaceutiche stanno lavorando a farmaci che agiscano su questi recettori per modulare la percezione termica dei soggetti su cui lavorano. E come vi dicevo, però il freddo e il caldo si possono attivare in maniera piuttosto curiosa. Per esempio, se noi costruiamo una griglia, come quella per le salsicce, in cui una barra è calda e una fredda, una calda e una fredda, una calda e una fredda, e ci mettiamo la mano sopra, cosa succede? In natura non esiste un oggetto caldo e freddo contemporaneamente, quindi il nostro cervello non sa bene come comportarsi. È un esperimento classico, ormai fatto da alcuni decenni, questo è macchinario, e questa è la ripresa di questa griglia con gli infrarossi, quindi che ci dice che temperatura ha. Noi possiamo scaldarla o raffreddarla a diverse temperature, ma se per esempio la riscaldiamo, chiediamo poi al soggetto di appoggiarvi la mano sopra e gli diciamo cosa senti. Lui dirà un piacevole tepore, è caldo ma non scotta.
Poi possiamo raffreddarla un po', a 18 gradi, dire adesso cosa senti? Fresco, buon fresco, ma niente di disturbante. Poi le attiviamo una calda e una fredda, mettiamo la mano sopra e male, malissimo, fa molto male. Questa doppia attivazione del freddo e caldo contemporaneamente ci induce una sensazione di dolore. Questo perché i circuiti che ci trasmettono la sensazione del caldo e quelli del dolore si incrociano, si parlano a vicenda un po' tutte le volte, e quando attiviamo insieme freddo e caldo, loro hanno la forza sufficiente per diventare dolore, diciamo così. Si sommano, anche se in realtà noi potremmo pensare se si dovrebbero sottrarre. E questo in qualche modo è un difetto di progettazione del corpo umano che in effetti, e non solo nostro, non ha mai dovuto a che fare con oggetti caldi e freddi allo stesso tempo, e quindi non ha mai imparato come fare a in qualche modo a interpretarli. Qualcuno ha poi sfruttato oggigiorno la sensibilità termica per fare qualcosa di più, e qua si tratta di un ricercatore piuttosto noto, questo è Charles Reason, persona anche un po' particolare, bisogna dire, è un medico americano che si era accorto di una cosa. Lui aveva vicino a sé un laboratorio di studio del sistema vegetativo in cui veniva studiata la risposta alla sudorazione, perché in alcuni particolari casi ci sono dei problemi. E aveva osservato una cosa, che i pazienti depressi che facevano questo esame uscivano più contenti. Dicevo, ma com'è sta cosa? Allora fece un piccolo studio in cui usò una macchina come questa, che lui chiamò The Fever Machine, la macchina della febbre. Si entrava in questa specie di forno, si veniva bolliti ben bene da delle luci infrarosse e per un certo tempo, e sperimentò su un piccolo gruppo di pazienti depressi. I risultati furono straordinari. Di questi 15 pazienti originali, tipo 10 stavano molto meglio dopo. Qualcuno disse che era guarito proprio. E un effetto che durò parecchio nel tempo, 2-3 settimane. La gente tornava nel suo ambulatorio per chiedere di essere ancora sottoposta a questo trattamento. Lui lavorava a Los Angeles in quel periodo, poi gli fu fatta un'offerta, si trasferì a Madison, nel Wisconsin. Al momento che questo è successo nel 2016, al momento che si sappia la Fever Machine è rimasta lì e il suo protocollo di studi poi si è fermato, lui in Wisconsin poi si è messo a lavorare su dell'altro, quindi è un tema che è ancora rimasto un po' così nell'aria. Qualcuno è molto scettico, visto che ovviamente si tratta di pochi pazienti, quindi effetto placebo e altre condizioni. Lui fece uno studio piuttosto ben fatto, quindi controllò, aveva un effetto placebo in cui aveva questa specie di forno in cui entravano i soggetti depressi, si illuminava come si illumina con gli infrarossi, ma non erano infrarossi, quindi non scaldavano. Cercò di controllare in qualche modo, non era un ciarlatano nel senso più classico del termine, perlomeno. E al momento però questo studio, dicevo, è lì, non si sa cosa c'è oltre. E un'altra modalità, forse quella più peggiore o la più importante, anche potremmo dire, tattile di sensibilità dall'acuta, è il dolore. Il dolore è una cosa che noi vogliamo, non vogliamo, che rifuggiamo, sulla base del fatto che noi, così come tutte le creature viventi, rifuggiamo il dolore, si possono costruire dei sistemi filosofici. Uno in particolare si chiama utilitarismo e prevede proprio il fatto che l'istinto naturale di rifuggere il dolore debba essere il criterio sulla base del quale si giustifica lo stato etico e morale degli uomini e degli animali. Però il dolore può essere indotto da tante cose. Noi abbiamo, rispetto agli altri sensi del tatto, classicamente, che sono in grado di percepire diverse stimolazioni, che hanno quindi come stimolo adeguato quello che li attiva. Il dolore ha un recettore, ha dei recettori che vengono chiamati nocicettori, la cui energia però non è chiara. Il dolore non è una forma di energia, non possiamo dire che noi stiamo esplorando il dolore, che stiamo toccando il dolore. Il dolore è qualcosa di interno, che noi, una rappresentazione che noi diamo a qualcosa che ci succede. La definizione di dolore è uno stimolo che può portare a un danno all'organismo, anche solo potenziale, non necessariamente eseguito. I neuroni che lo mediano si chiamano nocicettori, per l'appunto, e se ci chiediamo a cosa servono, perché dobbiamo avere la sensibilità del dolore, perché c'è il dolore nella nostra vita? Beh, la risposta è importante, noi dobbiamo evitare di farci del male. Le
Esistono malattie rare nelle quali il soggetto nasce senza la capacità di sentire dolore e sono, è molto difficile vivere così. Immaginate che non si sente, non so, una superficie bollente, si potrebbe mettere la mano sul fuoco e non accorgersi di scottarsi e rovinarsi seriamente questa volta. E quindi è una sensazione positiva per noi, importante, che ci ha iniziato a separarci dai pericoli. E innesca infatti dei riflessi che sono già presenti nel bambino, per cui se il bambino mette la prima volta mano sul fuoco, la prima volta che succede, poi non succede più questo evento. E c'è un riflesso del corpo che è innato, che gli consente di difendersi da questo evento. Il problema del dolore è che finché è un sintomo, può essere anche utile, può dire anche al medico dov'è che bisogna studiare, c'è qualcosa che non va. Il problema è che può diventare una malattia. Quindi il dolore clinico, quello che può diventare una malattia, possiamo distinguere, come oggi dobbiamo distinguere un sacco di cose, in dolore infiammatorio, per esempio, dolore neuropatico. Cioè un dolore che viene causato dall'infiammazione di un tessuto, cioè il danno del tessuto, è un dolore che invece è un problema del cervello o dei nostri nervi. Potrebbe non esserci danno del tessuto in questo caso. Questo è molto difficile da curare. Il dolore clinico, per l'appunto, che è diverso dal dolore fisiologico nel cui io mi do una martellata e mi fa male. Questa è una risposta normale, fondamentalmente. È quella adattativa per cercare di sopravvivere nel mondo. Ma quando il dolore diventa clinico, ecco che può succedere un fenomeno che si chiama sensibilizzazione. Cioè noi iniziamo a diventare molto sensibili al dolore. E a questo punto possiamo sfociare, purtroppo è una cosa non piacevole, che è il dolore cronico. Un tipo di dolore che è poi svincolato dalla causa che lo ha inizialmente innescato e che quindi non possiamo più curare con la logica di togliere la causa del dolore. È ormai un po' dentro di noi fondamentalmente, tant'è vero che è difficile da misurare. Se qualcuno di voi ha mai subito una misura del dolore, gli è stato chiesto probabilmente quanto ti fa male questo rispetto al dolore più grave che tu abbia mai provato. Non abbiamo un modo per poter dire quanto male ha ciascuno di noi. Il dolore è talmente personale, è talmente influenzato da tanti fattori biologici e cognitivi che non esiste un modo per dire se qualcuno ha male o no. Dobbiamo fidarci della sua parola. Se qualcuno scoprisse un metodo per oggettivamente misurare il dolore, le agenzie di assicurazione lo riempirebbero d'oro, perché tutte le cause in corso per dolore, ma a me fa malissimo, no, ma non è vero, sono basate sulla parola del soggetto. E quindi ci chiediamo questa possibilità. E il dolore è una sensibilità, tra l'altro, ancora più complicata quando la guardiamo dall'interno, perché ha diversi recettori e diversi neuroni che lo mediano. Se ci diamo appunto una martellata sul dito e siamo attenti a esperire il nostro dolore, a sentirlo, ne sentiremo due. Uno immediato, acuto, forte, la martellata. Ma se aspettiamo un attimo, quello passa. Ma subito dopo viene rimpiazzato da un dolore un po' meno intenso, ma che resta lì. E questi sono due neuroni diversi che trasportano questi due dolori. E il problema grosso è il secondo. È questo secondo dolore che è quello che poi può generare la cronicizzazione. Il dolore, infatti, fra tutti le modalità tattili, ma anche tutti gli altri sensi, è l'unico che ha la capacità di potenziarsi da solo. All'inizio questo serve. Io ho la mia lesione, questo libera delle molecole, le cellule si rompono, quello che c'è dentro esce e viene sentito da questi recettori. Il problema è che questi recettori lo dicono al cervello, ma nel punto dove c'è la lesione, in quella zona, agiscono anche sul sistema immunitario e sui vasi, per far sì che vengano liberate più di queste sostanze. E in questo modo si potenzia la sensibilità e diventiamo sempre più sensibili al dolore. Questo all'inizio è utile perché serve al cervello per evitare di ignorare un dolore. Il dolore è importante, non può passare inosservato al cervello. Il problema è se questo dura per tanto tempo. Per questo motivo oggi si ritiene che sia controproducente fare l'eroe e dire no, io non prendo antidolorifici, fa più finché non sto malissimo. Anzi, no, il dolore va curato immediatamente, subito, proprio per evitare che possa in qualunque caso degenerare in qualcosa di peggio. E infatti quando diventiamo poi super sensibilizzati,
uno stimolo normale che prima non ci causava dolore, ecco che ci causa dolore. Noi abbiamo anche dei sistemi per impedire, per bloccare il dolore al nostro interno, nel nostro corpo. E uno, che vedete tutte le volte che guardate una partita in televisione di calcio, è anche questo una sorta di, in qualche modo, residuato o errore progettuale nel disegno dei circuiti che trasportano queste sensazioni. Ossia, se noi ci tocchiamo la parte dove ci siamo fatti male, calciatore classicamente si tocca dove si è fatto male, ma anche noi ci tocchiamo, ci siamo fatti male, perché ci tocchiamo se lì ci fa male, fra l'altro? Perché se attiviamo quei recettori del tatto, che prima ci servivano per capire come siamo fatti, questi competono con le fibre del dolore per trasmettere l'informazione toccato o male, e quindi in qualche modo frenano il dolore. È un piccolo freno, se il dolore è intenso sarà più forte del tatto. Ma è un piccolo trucco che si può mettere in moto per ridurre un po' il dolore. Il massaggio serve anche a questo, in effetti, a ridurre il dolore. E esiste una teoria complessa, adesso scendere nei dettagli di questo richiederebbe un intero seminario sul dolore, che si chiama teoria del cancello, non è neanche l'ultima, in realtà ce ne sono di più nuove e più complesse, ma che dice che quando il dolore arriva in questi neuroni, qui queste strutture decidono se farlo passare o meno, è il cancello. Lo decidono su che cosa? Sulla base di come sta il corpo, dove siamo, fattori psicologici, per cui l'effetto placebo arriva da qui, i nostri stessi farmaci antidolorifici. L'organismo se cerne ha delle molecole che hanno un'importante azione antidolorifica, che sono come la morfina, solo che le facciamo noi, si chiamano endorfine, e sono in grado di bloccare il dolore. Tutto questo viene calcolato qui. Se il dolore passa, lo percepiamo. Il problema della cronicizzazione è che questo cancello può essere superato, rotto, e a questo punto il dolore parte da qui. È molto più difficile fermarlo. Ci sono dolori particolari, poi per esempio il dolore riferito. Ma perché? Classicamente, attacco del miocardio, no? Sto male. La mano aperta, il palmo sopra il torace. La differenza fra il dolore intercostale, quando il paziente si punta il torace. Dove ti fa male? Qui. Non è un infarto. Dove ti fa male? Qui. Allora, ci penso bene se sono in pronto soccorso. In alcune persone, per esempio, colpisce il braccio. Ma perché colpisce il braccio quando il cuore è dentro il torace? Che motivo c'è? E anche qua è un errore, ci sono tanti fra l'altro dolori riferiti, anche i reni per esempio danno dolori riferiti, la cistifellea, perché sempre per un difetto di disegno, di progettazione, questi neuroni che sentono il cuore e questi neuroni che sentono la pelle convergono sullo stesso. E cosa succede? Il cervello è abituato che quando questo viene attivato, è attivato perché c'è qualcosa sulla pelle, è molto più facile urtare la pelle, colpire qualcosa, che non farsi male al cuore. Il cuore normalmente non fa mai male. Quella volta che succede, però, il cuore lo dice, ma il cervello pensa, perché è abituato così, che sia la pelle a far male, la cute a far male. Allora ecco che ci fa male il braccio sinistro, il polso, e non direttamente il cuore. Ovviamente il dolore si può anche, come dicevo, è influenzato dal nostro stato cognitivo, quindi da quello che si chiama effetto placebo, per cui noi pensiamo una cosa e questa ha un effetto anche se non lo ha in termini, diciamo, chimici o fisici. Questo è un bellissimo studio, secondo me, in cui un paziente viene scottato con un piccolo raggio laser sulla mano, e la temperatura viene spesso usata per misurare il dolore perché i recettori della temperatura sono un po' più precisi rispetto agli altri, qua gli diamo una piccola scottatura a 48 gradi, non scotta neanche in realtà, perché lui non ha neanche male, ma se gliela diamo a 50, vedete che siamo sulla soglia, questo gli fa male, viene riportato dolore, vedete che il cervello si attiva in parti che qui non sono attive. Ora cosa facciamo? Nello stesso soggetto gli diciamo che gli diamo 48, ma gli diamo 50, facciamo un inganno, ed ecco che lui non ha più male. Non risponde come a 50, risponde molto più semplicemente come a 48. Modulazione cognitiva della nocicezione. E poi, ovviamente, il tatto, come dicevo, è sede di tantissime, per noi, emozioni importanti. Il tatto familiare e il tatto amoroso è quello che, in qualche modo, quando
diciamo, viene attivato, dà significato a tutte le azioni che facciamo, ma lo ha anche nel nostro sviluppo. Il rapporto del bambino con la madre, ovviamente è stato dimostrato in tantissimi lavori, influenza il modo in cui poi il bambino vedrà il mondo, ma può anche tenerlo in vita. Questa è la cosiddetta terapia del canguro, che fu inventata in Venezuela in un momento in cui il paese era poverissimo, forse come adesso, nel quale non c'erano abbastanza incubatrici. E questo dottore cosa pensò di fare? E dice, insomma, erano bambini prematuri, sarebbero morti senza incubatrici. Dice, beh, metteteli sulla madre, e metteteci una coperta, metteteli in braccio alla madre, e almeno la madre lo terrà caldo col calore del proprio corpo. E si è visto che in quello stesso reparto, da una mortalità del 70%, si era scesa a una del 10%, semplicemente con questo tipo di approccio, che poi fu immediatamente visto negli Stati Uniti e diffuso in tutti gli Stati Uniti. E si vide poi, secondariamente, questo aiutava i bambini prematuri a stare vivi, ma che i bambini che venivano toccati appena dopo la nascita dalla madre e esprimevano questo, avevano poi delle caratteristiche comportamentali, diciamo così, più equilibrate, potremmo dire. Ma il tatto ci influenza anche nel modo in cui noi giudichiamo gli altri. Ci sono tanti esperimenti di psicologia che in qualche modo lo dimostrano, ma se per esempio voi vi viene chiesto di giudicare una persona, e mentre io ve lo chiedo di fare, vi offro un tè caldo e voi lo tenete in mano così, inizierete a valutare la persona di fronte a voi come generosa, calda, espansiva, empatica. Se invece ve ne do uno freddo, stessa persona, voi la valuterete come distaccata, glaciale. Ovviamente su base statistica, ma questo per dirvi che se avete un incontro amoroso, date alla vostra fidanzata un qualcosa di caldo piuttosto che qualcosa di freddo. La stessa cosa vale sul lavoro, usando cartelline pesanti rispetto a cartelline leggere. In qualche modo quello che tocchiamo non solo influenza la nostra sensibilità, ma influenza anche il modo in cui noi pensiamo agli altri, il modo in cui noi giudichiamo il resto del mondo, soprattutto il tatto termico rispetto agli altri. E questo ovviamente viene ancora più enfatizzato nella stretta di mano. Noi, quando stringiamo la mano, in realtà percepiamo e tocchiamo una serie di parametri che ci danno un'impressione, anche se non lo vogliamo, questo problema della persona che abbiamo di fronte. E non solo la stretta, classicamente viene valutata una forte stretta, ma la posizione, la sudorazione, il calore della mano, quella che nasceva come un modo per dimostrare alla persona di fronte che non si aveva un pugnale, questo è il motivo per cui ci si stringeva la mano, un modo di dimostrare che non si era armati, perché sennò io avrei avuto un pugnale dietro, in realtà poi diventa un modo di comunicazione non verbale molto importante nel nostro mondo e oggi molto studiata anche. Ovviamente esiste anche un tatto degli animali, non siamo solo noi ovviamente ad avere il tatto, e ci sono animali che hanno senso del tatto molto particolare. Questo per esempio è la talpa stella, che è cieca perché è una talpa, ma che ha sviluppato queste dita, vedete sulla stella in fronte a lei, che le consentono di sentire fondamentalmente qualunque cosa lei tocca. Ed è un cacciatore bravissimo. Appena uno di questi diti tocca un insetto, nel giro di un decimo di secondo, la talpa l'ha già preso e già mangiato. E la talpa ha un omunculo, se ricordate il nostro omunculo aveva le mani grandi, ovviamente le labbra grandi, la talpa ha una stella gigantesca sulla sua corteccia. Questo è il suo organo attraverso cui la talpa vede il mondo e percepisce il mondo intorno a lei. Ci sono animali come il pesce gatto, che viene chiamato la lingua che nuota, perché la sua cute è molto sensibile a tutto quello che ha intorno e quindi è in grado non solo tra l'altro di sentire, ma anche apparentemente, diciamo, di gustare. Oppure ci sono animali che hanno un senso del tatto proverbiale, come i ragni, che quindi sentono le minime vibrazioni sulla ragnatela, e questo è per farvi vedere come una ragnatela normale cambia se diamo ai ragni la droga, delle molecole diverse, la marijuana, l'LSD, la caffeina. Vedete come il loro mondo cambia perché improvvisamente non sono più capaci di sentire quello, l'ordine delle cose in cui lo sentivano prima. E ci sono malattie legate al tatto particolare, ora ce ne sono tantissime di congenite, di diverse cose, però alcune sono nuove, sono interessanti. Per esempio la vibrant anxiety, ha un nome inglese perché non esiste in italiano, cioè l'ansia da vibrazione. Qualcuno di voi che usa molto il cellulare magari sarà capitato di sentire, mi vibra il cellulare, poi magari il cellulare era in macchina, di sentire la vibrazione del cellulare che non sta vibrando però. È una sindrome sempre più diffusa nel mondo occidentale, che non si sa da cosa sia causata, fra l'altro. Oppure, molto più famoso e anche per certi aspetti più curioso, l'arto fantasma, cosiddetta sindrome d'arto fantasma, cioè la sindrome nella quale
un braccio, un pezzo di corpo che non c'è più, per esempio fa male. E quindi capite che è un dolore molto difficile da curare. Se un paziente viene dal medico e dice mi fa male la mano, quale? Quella che non ho, e il rischio, cioè, di essere presi per un paziente psichiatrico emerge. I primi pazienti, infatti, era difficile spiegare questo concetto, ci vuole un po' di tempo per capire che era vero. Vi faccio vedere un piccolo episodio del dottor House, dove lui cura un paziente con una sindrome da arto fantasma in un modo che oggi è ben noto, e non sempre funziona così in maniera splendida, ovviamente, ma si può fare un'illusione per cui l'altro arto guarisce dal dolore che ha, ingannando il cervello. Opa. Oggi com'è andata? Cioè, adesso lui lo ha legato. Buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto ti faccio le mie scuse. Ho avuto un periodaccio, sai, recentemente. Senta, ma gli sta scusando, gli sta raccontando un po' la sua storia e quello che gli starà facendo adesso. Cose, ma questa è decisamente ricaduta. Anche se in tutta onestà. Questo è un paziente con la sindrome dell'arto fantasma e ha un grosso dolore al braccio se l'è presa col dottor House per altri motivi. Ed ecco che lui mette questa scatola qui davanti, con due buchi e uno specchio in mezzo. Prende il braccio amputato da un lato. Dice il pazzo che ti ha legato. E l'altro braccio dall'altra parte. Ecco qui dentro, metti la mano qui dentro. Adesso guarda. Adesso lui guarda lo specchio, lì c'è lo specchio, questo è uno specchio, vede, quindi sta riflettendo il braccio che c'è. In questo momento abbiamo generato l'illusione che lui abbia due braccia, cosa che non è vera. A questo punto chiede di stringere forte questo, lui sentiva questo dolore intenso al braccio, quindi gli dice fatti male, stringiti fino a farti male il braccio sinistro, quindi lui vede che anche l'altro, l'immagine dell'altro è così. Perché ti ha fatto saltare il braccio. E poi... Pronto? All'improvviso allenta la stretta. Opla. Dice di lasciare e il dolore scompare. Il cervello ha pensato che quel crampo fosse finito perché lo ha visto finire in un braccio che non esisteva però. E si possono fare illusioni di questo tipo ancora più spettacolari. Per esempio, in questo caso, questa mano che vedete qui è finta. Non è vera, è finta. La mano di questa signora è dietro questo specchio. Questo agente la pennellerà con un pennellino, mentre pennella anche questa. Cosa succede? Che lei sentirà il pennello toccare il dito e vedrà toccare questo dito però, che è finto. E a questo punto vediamo cosa succede. Ok, that's weird. Quindi lui tocca le due mani. Ricordate che la mano finta è questa. Quella vera è questa, ma lei non vede la sua mano vera, può solo sapere che c'è, ma il cervello a questo punto interpreta il tatto direttamente, diversamente. E questo fa male. Questo fa molto male, anche se stiamo toccando una mano di plastica. In questo caso è ancora più interessante. Ecco. E adesso ha generato l'illusione. Mettetevi nei suoi panni. Ci vuole un po' per capire che non si è subito nessun danno. Adesso rinnesca la stessa sensazione. Si possono fare illusioni di tanto tipo, si può per esempio generare l'illusione di avere un sesto dito anche, quindi sentirsi sei dita, si può fare male al dito che non esiste anche. Oh my gosh. Va bene, se ne sono diversi. E questo, vabbè, è fra l'altro un'illusione che può in qualche modo
essere divertente da vedere, ma questo è vedere come il nostro corpo proietta il nostro senso del tatto sulla base anche di come lo vede e come lo interpreta. Noi abbiamo il possesso dei nostri strumenti, per esempio, grazie a questo stesso circuito neurale. Siccome parliamo di tatto, qualcuno sono sicuro che poi mi potrebbe chiedere, ma quindi l'agopuntura cosa serve? Funziona o meno? Beh, non funziona nel senso, o perlomeno per quello che si sa, agopunturistico con i punti di pressione così, però è chiaro che stimolare tutti i recettori tattili su una lunga e ampia superficie del corpo, qualche effetto sulla nostra percezione del dolore può averlo, come abbiamo visto, perché in questo modo stiamo competendo col dolore per segnalare al cervello un'informazione cognitiva. Oggi si lavora anche al tatto artificiale, ovviamente cerchiamo di supplire a quello che magari è mancato, quindi ho perso appunto un arto, per esempio una mano, posso cercare con la tecnologia di trovarne una che non esiste, si può fare in diversi modi, questo è curioso, è un collega di Pisa molto bravo, il mio ingegnere, che ha sviluppato questo che è il sesto dito, per persone che hanno una paralisi alla mano, quindi non possono più usarla, ma con un sesto dito controllato dal cervello sono in grado per esempio di prendere le cose e di usare questa mano. Ma esiste anche un proprio vero tatto artificiale che per esempio ha ovviamente applicazioni mediche importanti, ma quella che viene sviluppata di più oggi riguarda il web, per cui ci sono colossi come Google e Facebook che stanno cercando di trovare e costruire un guanto che consenta alle persone che per esempio fanno shopping online di sentire come è fatto un tessuto e quindi con che sensazione dà, o un oggetto, quanto è liscio, devo comprare questa cosa, com'è bella, quanto è un peluche, qualunque cosa, può darsi che nel nostro futuro ci sia qualcosa di fantascientifico come questo. Io vi lascio con una scena di un film, vi lascio, non ancora, che nel quale il senso del tatto diventa l'ultimo pezzo di una percezione sociale e di una gerarchia che viene stabilita fra persone, in questo caso potenti, che supera quella visiva, supera quella sociale, e il protagonista viene in effetti sopraffatto alla fine da un'esperienza estetica che ha nel tatto la sei sua. Sei stato gentile a portare fuori Kirby al DOS. Incredibile. Come sei riuscito a prenotare un tavolo? Fortuna, credo. Hai un bellissimo vestito. Non dirlo, fammi indovinare. Valentino Couture. Sembra morbidissimo. Il complimento era toccato, spazio personale. Ciao, Bestem. Bella cravatta. Spazio personale ancora. Come diavolo stai? Allen mi ha scambiato per quella testa di cazzo di Marcus Elverström. In effetti anche Marcus lavora alla PMP e fa le stesse identiche cose che faccio io. Anche lui ha un debole per gli abiti di Valentino e gli occhiali di Oliver. Marcus e io andiamo persino dallo stesso barbiere, anche se io ho un taglio di capelli decisamente migliore. Allora, come sta andando col pacchetto ransom, Marcus? Sta andando piuttosto bene. Davvero, interessante, non la trovi una cosa grandiosa? Vabbè, sai. Come sta Cecilia? Fantastica ragazza. Oh, sì, sono molto fortunato. Ehi, Al, congratulazioni per il pacchetto Fisher. Ah, grazie, Baxter. Senti, ecco, qui inizia la serie di eventi. Facciamo venerdì? Non posso, no. Ho una prenotazione alle 8.30 al Dorsia. I migliori crostini e i ricci di mare che ci siano al mondo. Al Dorsia è il venerdì sera, come ci è riuscito? Secondo me è una balla. Okay, quindi lui inizia a far vedere il suo. Il mio nuovo biglietto. Che ne pensi? Molto carino. Guarda che roba. Li ho ritirati ieri dal tipografo. Bel bianco. Bianco osso? E i caratteri si chiamano qualcosa tipo Cillian Ray. È notevole, Hoffman, ma questo è niente. Guarda qua. Ah, questo è bellissimo. Guscio d'uovo con caratteri Romalian. Che ne dici? Bello. Gesù, qui siamo a livelli superiori. Come fa un primitivo come te ad avere tanto gusto? Non posso credere che Bryce preferisca il biglietto di Van Patten al mio. Ma aspettate. Ancora non avete visto niente. Caratteri in rilievo, bianco pallido, mistico. Caratteri in rilievo, inizia già a esserci qualcosa. Molto bello. E adesso? Vediamo il biglietto di Paul Allen. Vediamo il biglietto del capo. Lo prende. Guarda quella indefinita tonalità di bianco. La raffinata consistenza della carta, oh mio Dio, ha persino una filigrana.
Qualcosa non va? Ha persino una filigrana e lui sta male. Stai a questo sudando. Punto è stato sconfitto socialmente dal tatto del biglietto da visita del suo presidente. Allora io vi ricordo, vi lascio davvero questa volta con l'informazione che toccarsi tutto sommato è una cosa bella e positiva. Per chi di voi non avesse provato a testare, ad assaggiare, a vedere se era un super gustatore la volta scorsa, ho portato ancora degli striscioline, quindi potete venire qui dopo. E ricordatevi che il 21 gennaio è il giorno annuale mondiale degli abbracci, quindi abbracciatevi e in qualche modo sentite, esplorate il vostro tatto. E adesso abbiamo davvero concluso, grazie ancora della magnifica attenzione.